Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Arresti, 15 arresti che riguardano alcuni magistrati ed avvocati per associazione a delinquere e corruzione. Un'operazione congiunta tra Procura di Roma e quella di Messina ha portato la Guardia di Finanza ad eseguire 15 arresti per due associazioni per delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e corruzione in atti giudiziari. Tra i fermati anche l'ex PM della Procura di Siracusa Giancarlo Longo, l'avvocato Piero Amara e gli imprenditori Fabrizio Centofanti ed Enzo Bigotti, quest'ultimo coinvolto nel caso Consip. In una nota congiunta le due procure scrivono che le indagini hanno preso le mosse dai distinti input investigativi convergendo sull'operatività di due sodalizi criminali, consentendo la ricostruzione di ipotesi di bancarotta fraudolenta da parte di persone non riconducibili alla struttura delle organizzazioni. In particolare il GIP di Roma ha emesso misure cautelari personali, oltre che per Amara, Centofanti e Bigotti, anche per Luciano Caruso. Alcuni nomi, in particolare quello di Amara e Centofanti, compaiono anche nell'ordinanza emessa dal GIP di Messina, che ha disposto il carcere per Longo, chiedendo l'applicazione di misure cautelari anche per Alessandro Ferraro, Giuseppe Guastella, Davide Venezia, Mauro Verace, Salvatore Maria Pace, Gianluca De Micheli, Vincenzo Naso, Francesco Perricone e Sebastiano Miano. L'ex PM di Siracusa Giancarlo Longo, arrestato dalla Guardia di Finanza, è accusato di associazione a delinquere, corruzione e falso. Il magistrato da qualche mese ha chiesto il trasferimento al Tribunale di Napoli, ottenuto nella sezione civile. In qualità di pubblico ufficiale svendeva la propria funzione, scrive la misura cautelare messa dalla GIP a suo carico. Di Longo il giudice scrive che inoltre ha dimostrato di possedere una personalità incline al delitto, perpetrato attraverso la strumentalizzazione non solo della funzione ricoperta ma anche dei rapporti personali e professionali. La gravità delle condotte da lui poste in essere in qualità di pubblico ufficiale che svendeva la propria funzione, prosegue ancora l'ordinanza, concorreva alla redazione di atti pubblici ideologicamente falsi, si faceva corruttore di altri pubblici ufficiali con piena accettazione da parte degli stessi, che venivano per giunta da lui remunerati con soldi pubblici, intratteneva una rete di rapporti all'origine oscure e privi di apparente ragion d'essere. Lunga la lista dei reati contestati alle procure, al gruppo di interesse, associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari, falso ideologico del pubblico ufficiale, concussione, calunnia, truffa, rivelazione di segreti d'ufficio, consulenza infedele, falsa attestazione del pubblico ufficiale, minaccia a pubblico ufficiale, simulazione di reato. Si parla nell'indagine anche della gestione da parte della procura di Siracusa dei casi Openland, Fiera del Sud, AM Group SRL e Gida Comin. Visita a Siracusa del capo della polizia Gabrielli, ha visitato la sede della questura e poi a Lentini per l'inaugurazione del nuovo commissariato. Visita a Siracusa questa mattina per il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, che presso i locali della questura ha incontrato una rappresentanza del personale delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno. Una disamina della situazione che riguarda la sicurezza e le problematiche del territorio. Gabrielli poi è partito alla volta di Lentini per la cerimonia di inaugurazione del nuovo commissariato di pubblica sicurezza. La nuova sede del commissariato si trova in via Giuseppe Di Mari. L'edificio fino a pochi anni fa era la sede degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate e adesso ospita il commissariato già da alcuni mesi, da quando cioè lasciò la scorsa estate i locali di via Agnone, dove era stato allocato per 7 anni. Un'inaugurazione ufficiale che regala così una tranquillità stanziale al personale della polizia dopo decenni di attese e di spostamenti da un immobile all'altro. Il sogno di una nuova e più ampia sede operativa quindi si realizza. Presenti alla cerimonia il prefetto di Siracusa, il sindaco di Lentini e altre autorità civili, religiose e militari. È stato il vescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo, a benedire. Processo Oro Blu, uno dei giudici accusa un male di stagione, l'udienza quindi rinviata al 23 febbraio. È stata fissata una nuova udienza al processo scaturito dall'operazione Oro Blu, parte operativo da quelli della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Siracusa, che ne ha curato il coordinamento nel febbraio 2012, nella quale sono stati coinvolti l'ex sottosegretario Gino Foti e l'ingegnere Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Sogeas S.p.A., per la vicenda relativa alle presunte irregolarità nella gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Siracusa.
L'udienza avrebbe dovuto svolgersi venerdì, ma l'indisponibilità di un giudice ha reso precario il collegio, che ha rinviato la trattazione del processo al 23 febbraio. Per quella data è previsto l'esame del perito che ha eseguito le trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche ambientali. Saranno sottoposti all'esame del PM Vincenzo Nitti e al controesame della difesa anche gli amministratori di Ricotto S.P.A. Mirko Giorgi e Marzio Ferraglio, entrambi in qualità di testi. Si tratta di due principali accusatori della Procura sulla gestione del servizio idrico. Secondo quanto sostenuto dalla pubblica accusa, infatti, i due ex amministratori della società che gestiva il servizio avrebbero subito minacce consistite nella risoluzione del contratto di concessione esistente tra l'ATO Idrico e la SAI 8, inducendoli ad affidare il servizio di riscossione delle bollette insolute ad una ditta esterna, garantendo alte percentuali di guadagno sulla riscossione. Verifica sulle somme erogate a favore delle start-up, adesso al vaglio degli uffici comunali. L'assessore produttive, agricoltura e pesca Dario Tota ha chiesto al dirigente dello stesso assessorato di acquisire ogni informazione utile inerente allo svolgimento delle attività di recupero intrapresa ad oggi delle somme erogate a titolo di contributo per incentivare sia la costituzione che l'avvio delle start-up. Un provvedimento con il quale l'assessore vuole fare chiarezza proprio sui bandi dello start-up e capire a che punto siano i progetti. Sotto la lente degli uffici, da subito al lavoro, i soggetti che hanno disatteso e non rispettato quanto stabilito e previsto dal dispositivo regolamentare approvato dal Consiglio Comunale nel marzo del 2014. Altri provvedimenti che riguarderanno le rubriche del decentramento dei servizi demografici saranno esitati in settimana. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Scena muta da parte del pensionato che ha gambizzato il titolare di una sala da barba a Noto. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il pensionato netino Antonio Franco, 56 anni, arrestato giovedì dai carabinieri per avere gambizzato il titolare di una sala da barba. L'indagato, assistito dall'avvocato Anna Maria Campisi, è comparso davanti al GIP del Tribunale Retuseo Carmen Scapellato, che nel convalidare l'arresto ne ha disposto la misura cautelare in carcere. Franco in un primo momento aveva manifestato l'intenzione di rispondere alle domande del giudice, ma ha poi cambiato idea preferendo fare scena muta. Deve rispondere del reato di tentato omicidio per la vicenda ormai nota che si è consumata giovedì. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Noto, il barbiere del piano alto della città barocca avrebbe chiesto a Franco il pagamento di 10 euro per un taglio di capelli eseguito nel mese di dicembre. La richiesta ha provocato le reazioni dell'uomo, che risentito per la pretesa del pagamento è tornato a casa e ha impugnato una pistola calibro 9 detenuta in maniera illegale e poi ritrovata dai poliziotti in un serbatoio d'acqua sul terrazzo per fare fuoco contro il barbiere. I carabinieri lo hanno bloccato poco distante dal luogo del ferimento. Solo l'inceppamento dell'arma ha scongiurato il peggio. Il barbiere si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Trigona di Noto, è stato soccorso e poi dimesso con diversi giorni di prognosi. Parliamo adesso di cyberbullismo. Gli studenti siracusani questa mattina hanno incontrato la Polizia di Stato per capirne di più e per raccontarsi. Per celebrare il Safer Internet Day, la Polizia Postale delle Comunicazioni, in collaborazione col Ministero dell'Istruzione, ha organizzato un workshop sul tema del cyberbullismo nel liceo Corbino di Siracusa. Oggi però la struttura dell'intervento sarà diversa. Finalmente i ragazzi saranno protagonisti di questa giornata. Infatti loro hanno strutturato alcune classi dell'Istituto Corbino, hanno strutturato una serie di slide, degli spot proprio di sensibilizzazione nei confronti dei loro compagni. L'obiettivo è insegnare ai ragazzi a sfruttare la potenzialità comunicativa del web e delle community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di comportamenti scorretti o pericolosi. Ipertecnologia, ormai chiunque ha appresso un piccolo computer e lo smartphone che connette, però a volte connette anche in maniera negativa, è lì dove poi si creano quei problemi che affliggono i più giovani spessissimo.
Allora, la tecnologia connette, rende tutto globalizzato, però sta modificando leggermente i processi mentali di chi ne fa utilizzo, soprattutto in tenerissima età o in adolescenza. Accelera tutto grazie all'effetto virale e spesso coinvolge in maniera passionale, forte, emotiva tutti coloro che all'interno di questo circuito cibernetico trovano il loro spazio, la loro immagine, che a un certo punto rischia di spiazzare, di togliere spazio alla realtà. Nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa nel 2017 sono stati 50 casi di pedopornografia trattati con l'arresto di 6 persone, la denuncia di 46, di cui 15 per adescamento. Una proposta per la gestione degli ACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, ovvero quello di affidarla al libero consorzio comunale. Trasferire le competenze per gli ACP, l'Istituto Case Popolari, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, impiegando i dipendenti ma utilizzando anche i lavoratori della partecipata Siracusa Risorsa per le manutenzioni, una proposta che arriva dall'ex parlamentare regionale Minciullo. IACP, Istituto Case Popolari, c'è un momento lungo di disagio per quanto riguarda l'ex provincia regionale, anche la partecipata Siracusa Resource. Lei in qualche maniera ha elaborato un'idea, ovvero il passaggio dell'IACP al libero consorzio. In che forma e per che cosa? Avevo presentato un disegno di legge che prevede il passaggio dell'Istituto Autonomo Case Popolari, quindi tutte le competenze, dalla regione che fino ad oggi li ha gestiti e li ha gestiti male, a dire il vero, eccetto quello di Siracusa, perché quello di Siracusa è stato gestito bene, è un ente che è in attivo, non ha delle perdite rispetto invece a enti quali quello di Catania e di Palermo, che è in una situazione veramente esplosiva. A suo tempo, quando si parlò di unificare tutte le ACP, così come è avvenuto con l'ex ASI, io invece presentai questo disegno di legge che prevedeva il passaggio delle competenze alle province. Adesso, visto che il governo regionale ha deciso di fare proprio il mio disegno di legge, sono felice per tre motivi. Uno, perché finalmente l'Istituto Autonomo Case Popolare avrà un numero di dipendenti importante. Due, perché in questo modo i dipendenti della provincia potranno trovare un luogo fisico dove potranno continuare ad esercitare in maniera importante la loro attività. Terzo, perché il passaggio delle ACP alle province è chiaro che Siracusa Resources diventa società in house anche per le ACP. L'allenatore del Siracusa Calcio Bianco difende la prestazione dei suoi uomini a Cosenza e dalla colpa di come è andata alle pessime condizioni del campo di calcio. Il Cosenza ha buttato i palloni come l'ha buttato il Siracusa. Il Cosenza ha buttato i più centrali, il Siracusa forse i più esterni. Ma su un campo del genere, se uno vuol vedere giocare a calcio, il calcio è un'altra cosa. Poi, che il Cosenza è una squadra forte, lo dico dalla prima parte di campionato a tutti voi, naturalmente non seguite me e le mie interviste, ma che io dico che il Cosenza è una squadra forte, non lo dico adesso che ha 34 punti, lo dico dalla prima di campionato. E a chi mi chiede, oltre al Siracusa, qual è la squadra che tu vorresti allenare in questo girone? Il Cosenza, perché è una squadra forte. E quindi contro una squadra forte che sta bene come il Cosenza, oggi la mia squadra ha fatto la partita perfetta. Io sono contentissimo e sono contento di avere una squadra di uomini veri che hanno i coglioni grossi, grossi, grossi. Vabbè. Su un campo del genere io faccio fatica a pensare che la squadra possa giocare a calcio, come faccio fatica a pensare che il Cosenza, che secondo me è molto penalizzato dal campo, tantissimo. E chi è più penalizzato è il Cosenza. Non contro di noi, ma contro tutte le squadre, perché il Cosenza, con la qualità che c'è il Cosenza, su un campo diverso, secondo me avrebbe potuto avere anche qualche punto in più. Però io non faccio il giardiniere, provo a fare l'allenatore, e oggi ho chiesto alla mia squadra di fare questo tipo di partita perché il campo non ci permetteva di fare altro. Io sono contentissimo, avevo chiesto di fare questo tipo di partita. Chi ha visto, chi ha avuto modo di guardare le nostre altre 22 partite, il Siracusa una partita dove buttare la palla in tribuna non l'ha mai fatta, anzi forse a volte fin troppo ha rischiato per poter giocare la partita, tutto quello che abbiamo perché l'abbiamo, però dipende anche da che campo vai a affrontare. Se su un campo del genere io chiedo alla mia squadra di uscire palla al piede, non sono lucido. Bene, con questo è tutto, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.